Stop! Deposito su una nube il carico delle bestie del mio corpo stanco. Posti incantevoli, dove giungo per la prima volta. Mi guardo intorno. E così questa superficie ben lisciata è il tanto vantato cielo. Vedremo, vedremo. Delle scintille. Qualcosa che brilla e luccica. Si sente un fruscio. È una nuvola. O forse sono figure incorporee che scivolano lentamente. La donna mobile, qual piumavento. Qui, nel pendio celeste, sentire la musica di Verdi. Attraverso la fessura di una nube vedo gli angeli che cantano, gli angeli vivono egregiamente, egregiamente. Uno si stacca e amabilmente rompe il mio mutismo sonnacchioso. Vi piace l'immensità, Vladimir Vladimirovich? E io gli rispondo con uguale cortesia. Incantevole l'immensità. L'immensità è un'estasi. All'inizio mi irritai, non c'era un angolo per se stessi, né il tè, né i giornali per il tè. Ma poco a poco presi le abitudini dai cieli. Andavo con gli altri a vedere se erano arrivati dei nuovi. Ah, siete voi? L'abbracciai con gioia. Buongiorno, Vladimir Vladimirovich. Buongiorno, Aban Vasilievich. Allora, come siete morto? Bene? Comodamente? Degli scherzi deliziosi, no? Tutto questo mi piacque. Non lasciavo più l'entrata. E se dei conoscenti, da morti, si presentavano, li accompagnavo mostrando loro nella ribalta delle costellazioni le quinte grandiose dei mondi. La stazione centrale di tutti i fenomeni, un groviglio di spine, di leve, di manopole. Questa qui. E la pigrizia fa rallentare i mondi, quest'altra ed essi gireranno più velocemente e più forte. Girate più forte, chiedono, in modo che il mondo muoia. Cosa vogliono? Inondare la terra di sangue? Rido della loro eccitazione. E va bene, che la inondino pure, io me ne infischio. Il deposito centrale di tutti i raggi possibili, il posto dove gettare le stelle bruciate. Un vecchio disegno, non si sa di chi. Il primo progetto mancato di balena. Qui si è seri e molto occupati. C'è chi ripara le nubi, chi alimenta il forno del sole. Tutto è terribilmente ordinato, calmo, gerarchizzato. Nessuno dà spintoni. Del resto, come potrebbero? All'inizio mi gridarono dietro. Gironzola, senza far niente! A me interessa il cuore, ma dove può averne uno che non ha corpo? Proposi loro, se volete, posso stendere il mio corpo su una nuvola e di là contemplare tutti. No, dicono, non ci va bene. Bene, come volete, non era che una proposta. I fabbri dei tempi soffiano nei mantici. Il nuovo anno è già pronto. Da qui precipita rombando la terribile valanga degli anni. Non faccio conto delle settimane. Noi, racchiusi nelle cornici dei tempi, non dividiamo l'amore in giorni, non cambiamo i nomi amati. Mi calmai. Stavo disteso sulla secca, sotto i raggi della luna. Smorzavo la mia agitazione coi sogni, come su una spiaggia del sud, ma ancora più intorpidito. Sopra di me rotolavano, bagnandomi di carezze, i mari dell'eternità.